Finalmente un po' di luce buona. Sentivo la mancanza di registrare video con una luce decente e non sempre con il buio. Vabbè, tanto comunque ci stiamo avviando verso la primavera, si allungheranno le giornate, quindi magari quando tornerò a casa ci sarà ancora un po' di luce e verranno dei video un po' più decenti. Comunque, prelievo è andato bene, mi hanno tolto tre fiale, mi pare. È andata anche bene perché la penultima volta, credo, comunque l'anno scorso me ne hanno tolte tipo 6 e stavo per svenire lì sul lettino, è stata tosta 6 fiale. E niente, mio papà era messo peggio di me perché mio papà c'ha l'ansia degli aghi e quindi ogni 2x3 mentre che aspettavamo mi fa: "Dai, carica! Forza!" Io sono tranquillissima, dicevo io. E lui: "Sì." E io: "Eh." E poi, quando è stato il mio turno, non è entrato con me, mia mamma di solito entra, ma la pacca sulla spalla che ho detto, quando sono uscita gli ho detto: "Ma la pacca era per te o per me?" Perché secondo me era più per te, per dare coraggio a te stesso e a sperare di non dover entrare per soccorrermi. Vabbè, poi siamo andati, come avete visto, a fare colazione fuori al bar lì vicino. La brioche era veramente buonissima, penso fosse integrale e tipo aveva un filino di marmellata sopra e qualche scaglietta di mandorla, se non ho visto male, insomma. Poi ho preso un semplice caffè perché non mandava il cappuccino, poi vabbè, l'ha preso papà, gli ho rubato un po' di schiuma e che me la sono messa nel caffè, insomma, così amo la schiuma. Poi siamo tornati a casa, adesso sono un po'... ho le orecchie un sacco tappate, infatti odio quando... odio parlare con le orecchie tappate. Mi sento un po'... vabbè, il fatto di avere le orecchie tappate mi sembra di avere anche un peso qua sul petto. Non capisco se sia perché sono un po' fiacca per il prelievo o me lo sto facendo venire anche io, cioè perché spesso anche solo di testa. Bene, comunque la dottoressa mi ha aggiunto negli esami da fare anche la tiroide, che appunto ho avuto questo aumento di peso. Adesso su YouTube non ne ho parlato, ne ho parlato su Instagram, magari. Bilancia innanzitutto segna 3 kg in più rispetto facciamo a quest'estate e poi comunque lo vedo, sono più gonfia, meno tirata in pancia, quindi comunque magari anche solo gonfiore, liquidi, però la ritenzione non è neanche tanto aumentata, insomma sono un pochino giù per questo. Perché sono giù? Perché comunque io mi alleno, mi impegno nell'alimentazione, quindi che cazzo, com'è possibile prendere questi 3 kg così? È quello che mi dà fastidio, non allenarsi, mangiarsi alla cazzo avrebbe anche un senso magari, però sapete quando poi uno si impegna, mi alleno anche di più dell'anno scorso, quindi insomma ci sono un pochino rimasta, è quello che poi mi butta giù, uno dice perché lo devo fare, perché mi ci devo mettere, perché devo mettere così tanto impegno, così tante energie se poi non ottengo, anzi peggioro, cioè rispetto a prima. E vabbè, un po' così, quindi... insomma, cioè, alla fine, cioè, ti dispiace perché io comunque baso molto alla fine la mia vita su queste cose, perché ci do veramente tanto... cioè, non sono solo un contorno, sono parte integrante della mia vita, l'alimentazione e l'allenamento. Quindi quando queste qua, dove queste due cose dove impegni veramente tante energie... non ti danno soddisfazioni, dici, e vabbè, allora basta, cioè... vabbè, comunque continuo a starci dietro, a impegnarmi. Adesso io comunque col tirocinio sto anche molto seduta, però comunque questo aumento di peso è partito già da prima del tirocinio. Poi non so se sia anche peggiorato anche per il fatto per i nuovi ritmi, i nuovi stress, il fatto di non riuscire a ottenere determinati risultati... mi stressa ancora di più, quindi sicuramente c'è un mix di cose che non, insomma, non sono serena del tutto. E quindi questo sicuramente non aiuta nel come mi vedo, nell'aspetto fisico così. Però se il fisico non mi sta, non mi dà un attimo una mano anche lui, io faccio molta fatica a dire vabbè, me ne frego, cerco di rilassarmi. Perché comunque sono sempre lì a guardarmi allo specchio e dico cacchio, guarda che cambiamenti, guarda come mi sento diversa. Ah. Poi la voce tremolante, come sempre. E niente, comunque volevo dirvi che invece a tirocinio sta andando molto bene. Finalmente sto diventando autonoma. La settimana scorsa sono stata da sola in ufficio, cioè nel mio ambito dell'ufficio personale,
non c'era il mio tutor, mi ha lasciato dei compiti da fare, ho aiutato i miei colleghi in altre questioni e il capo anche, e sono stata molto fiera di me e soprattutto adesso appunto riesco a passarmi la giornata più o meno autogestendomi, insomma so cosa devo fare, tutto quanto, e quindi sicuramente ora sono molto più soddisfatta, ecco, cioè prima devo dire che ero abbastanza giù di me, dicevo cos'è, perché prima passavo tutto il mio tempo a guardare quello che faceva il mio tutor che mi stava insegnando, però più delle volte mi abbioccavo, quindi mi dicevano ma sei sempre stanca così, io, ma non è che io faccia tanto per ora, invece adesso che ho molto più da fare e riesco ad autogestirmi appunto. Mi sembra di essere anche un po' più sveglia, un pochino più energica, però sto anche prendendo la mia amica Maca. Quindi non so se sia tutto un mix di cose, anche il fatto di riuscire ad autogestirmi al lavoro. E non so se sia un mix tra questo e questo, insomma. Spero più di essere, insomma, che sia una cosa mia e non tanto l'aiuto della maca, perché comunque uno preferisce farcela da solo che con l'aiuto di un integratore. Però, insomma, spero che, insomma, mi fa piacere se stia interagendo col mio corpo in modo positivo anche la maca. Se non sapete cosa sia la maca, innanzitutto, vabbè, fate una ricerca su Google, trovate tantissime informazioni. Oppure ne parlo nel video, due video precedenti, due video fa. Comunque niente, oggi mi sa che comunque, dato che non mi sento proprio al top del top, e pensavo di stare a casa da lavoro, così posso dedicarmi un attimo a mettere un po' in ordine, perché comunque io prima, stando a casa, mi riuscivo a occupare molto della casa. Ci sono anche i miei genitori, ma io sono quella più in fissa con la pulizia e tutto quanto. Quindi ho bisogno un po' di riordinare e poi comunque di stare un attimo in casa mia, tranquilla, a fare le mie cose. E niente, probabilmente stasera andiamo arrampicata. Ci siamo stati lunedì e ieri mi sono allenata col programma della FRA che me l'ha rinnovato in funzione di arrampicata. Vi porto con me anche oggi per farvi vedere un po' cosa mangio. Oggi per pranzo ho della pasta al pesto già pronta perché papà me l'ha lasciata ieri e quindi insomma non sto a farne altra e mangerò quella lì. È il momento di riordinare un pochino soprattutto camera mia. Già che ci sono, ho anche messo su una tisana allo zenzero che l'avevo finita l'altro giorno. Faccio un bel tazzone così per qualche giorno sono a posto. Finito di fare il letto, come avete visto, mettere a posto camera mia, mi sono dovuta riposare nel mezzo perché fare quel letto è veramente pesante, soprattutto mettere il piumone dentro il lenzuolo. Comunque adesso, dato che stamattina ho fatto colazione solamente con brioche e caffè, mi mancava la parte proteica, sento un po' di famina e quindi faccio una cosa che io non faccio mai, cioè non così, solitamente me la faccio al mattino. Uso lo shaker di Bulk Powders, questo nuovo che hanno lanciato con l'hashtag che ha lanciato Bulk Powders quest'anno, Be More Do More, lo potete trovare sul sito lo shaker, e faccio uno shaker con le proteine, con del cacao amaro. Solitamente al mattino faccio questa cosa con latte, e caffè, proteine in polvere e non uso lo shaker, comunque me lo mescolo e mi faccio questo tazzone aggiungendoci anche un po' di acqua.
Questo tazzone mi piace veramente tantissimo. Comunque questo, io uso le tortine in polvere gusto neutro, non quelle aromatizzate. E quindi insomma non si sente, non c'è nessun sapore, al massimo sentite sapore di latte, che col latte va bene. Io uso le isolate, queste qui. E dovrebbero dare un pochino meno fastidio, magari, oddio, per chi ha problemi con latte, con lattosio. Io non ne ho, però sono più leggere, credo. Mi sembra di aver letto così. Comunque adesso mi preparo questo shaker con il cacao amaro e magari un po' di miele così per dolcificare e niente, perché ho il cacao più buono. Ok, il cacao amaro non aiuta tanto, però non mi va di metterci più miele. Vi dirò che ne ho provate tante di proteine in polvere, ho provato anche a farmi degli shaker, ma zero. Vabbè che le prendevo aromatizzate, poi ho provato anche quelle vegan e sono imbevibili. Questo qua è buono, però col caffè è più buono. Approvato. Vedete che ci sta proprio. Io avevo messo tutto a posto questa mattina, ma mi ero scordata di liberare lo stendino. Cos'è tutto questo ammasso? Comunque è assurdo, non si fa tempo a pulire che si riempie di nuovo tutto quanto di roba. Tipo quando a casa del mio ragazzo non c'è la lavastoviglie e lavo sempre i piatti. Non faccio tempo a lavare i piatti, che poi devo cucinare e si risporcano altre 8.000 cose. Comunque, ora sono quasi le 5, ho dormito tantissimo. Un sonno. Ho dormito sia verso tipo mezzogiorno e 40, ero qua sul lato e guardavo dei video. Puh. Mi sono addormentata fino a tipo l'1:25 che è arrivato mio padre e fa mangiamo e io sai. E poi verso le... Ah, mi ho male le spalle. E verso le 2:10 sono tornata qua a letto. Puh. Però ho fatto fatica ad addormentarmi. Ah no, le 2:30 erano. Ho fatto una gran fatica ad addormentarmi. Mi sono addormentata più secondo me verso le 3. Era un dormiveglia prima. E poi adesso, fino adesso ho ronfato di brutto. Solo che ho un po' di... dopo devo andare arrampicata. Farò la merenda e me la porto qua in camera. Ho provato un'altra barretta. Ah sì, forse vi ho fatto vedere l'unboxing. Comunque queste qua, le Magnificent, insomma sono col caramello. Per ora sono salite in testa a tutte le altre, sono le mie preferite. E infatti sì, le ho finite anche molto in fretta. Se le volete provare, ecco, magari dato che c'è la possibilità, invece di prendere il pacco da 12 barrette tipo, potete farle singolarmente, quindi vi consiglio di prendervene magari un paio. Se è soprattutto anche la vostra prima volta di ordine su Bulk, ci sono tante barrette, non le ho provate tutte io ancora. Prendete varie, tipo due di ognuno, così almeno, ecco, andate sul... Non sprecate troppi soldi se non vi piace la barretta, ecco, così almeno capite subito quelle che vi piacciono, che poi magari all'inizio vi piacciono da morire e poi vi stufate, tipo, ma succede così. Oppure non vi piacciono tanto, invece poi le apprezzate, quindi bisogna riprovarle anche più spesso. Allora, siamo pronti, sono le 7 di sera, sì, tra poco vado da Brian
Indosso la maglia di Bulk e i pantaloni di My Protein. Di My Protein li avevo presi qualche anno fa, sì. E io aspetto che Bulk faccia una linea di vestiti, cioè un leggings, dei top, qualche canottiera, ma Bulk Powder, fate dei cavolo di completi che non vedo l'ora di provare. Ce ne ho quando torno, cioè verso le 10:30, 11. Dato che oggi andiamo prima, spero che insomma alle 10 riesco a essere a casa, perché sennò diventa veramente tardino. In caso vado a prendere Brian e poi andiamo ad arrampicata. Sono tornata a casa, sono le 11 e comunque sto cenando e mi guardo qualcosa al PC. Ho finito oggi pomeriggio di vedere Sex Education e che palle, cioè ho finito... Non è che si pagiano quei due, Dio buono, vabbè. E un altro anno, adesso dovremmo aspettare per un seguito. Comunque allora, per cena abbiamo un mix di verdure cotte al vapore, zucchine, broccolo, cipolla, carota, no, niente, l'ho messa nel pranzo di domani, due uova sode, sale, olio e aceto balsamico, un po' di farro che è rimasto dal pranzo di mio padre, il resto lo porto domani a pranzo, e delle gallette di mais. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto e adesso mangio, poi mi faccio una doccia, per fortuna non mi devo lavare i capelli. E vado subito a letto, che domani si inizia una nuova giornata lavorativa. Però dai, siamo già giovedì. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!